Allora, Biagio, oggi sei stato per la prima volta con noi. Cosa ne pensi? È stato un piacere, una bellissima esperienza. Penso di ripeterle. 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 Non con lo stesso mezzo, però. No, no. No, no, no. Oggi, ma oggi aveva. Oggi aveva la bicicletta con la velenata assistita. No, oggi avevi il gadget, quello. E l'hai cacciato dal marsupio. Comunque, ringraziamo Umberto per la sua sempre accoglienza calorosa, perché non abbiamo fatto in tempo a riprendere quello che ci siamo mangiati, è vero Peppino? Perché Sì, eravamo talmente affamati ed era talmente buono tutto, in particolare la lacrima il di vino, in particolare il succo di frutta qua, lacrima Christi. Infatti sentite i sorrisi come sono belli, accesi, caldi. Le facce belle, belle colorite, eh? Se va uno a Monteforte c'è un nuovo Calypso. Tenevo colore suo, teneva. Enzi, a te la carburazione è tutta perfetta, ti vedo bello sistemato, in forma. 5 litri, hai fino a 5 litri, tutto a posto. Tutto bene. Sì. Però tutto stai facendo, tranne che girano poco la macchinetta, per vedere anche il tuo volto. Giusto, vorrei. No, ci sono l'occhiale e Antonio per mi ripigliare. Perché per mi ripigliare c'è uno che mi ripiglia oggi. Oh no, come pronto? Ah, e avremmo pure a freddo. Oggi tutto in abbigliamento Canam, Certo. È tutto rosso, ma non è l'aragosto però, Ovviamente Canam, però il mezzo è. È un mezzo che abbiamo Suzuki. Trovato così oggi. Non è un canale. Ragazzi, ci vediamo dopo che continueremo la nostra escursione nella polvere dei lapilli vesuviani qua. Alla faccia di chi è andato via prima. Ciao. Io già me lo aspettavo perché già l'anno scorso avevo. Adesso mi faccio ancora più rosso, mi emoziono e mi imbarazzo per la troppa accoglienza. Ci vediamo con questo? Con questo? Da Golden Nuts, la nocciolina d'oro, ragazzi. L'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa, un po' più a valle nella loro cascina, quest'anno l'abbiamo ripetuta in alta montagna in questo. Possiamo dirlo dove stiamo o no? No, possiamo dirlo dove stiamo qua dentro. No, allora lo inquadriamo, poi facciamo capire alla gente se è capito dove stiamo. È un bunker. In caso di guerra. No, Antonio. Mettici una torta, sei intonato con il colore della torta. Devi. La flebata, bellissima. È bellissima. Te ripiglio quando dai ghiaccio. Vai, vai. Uo, che sciapolo, questa è lunga. Allora. Ragazzi, faccio un bel discorso. Ci parlato fino a voi. Sono 3 ore che sta parlando. Lei che visto che per me davano già sei qualcosa. Ah! Abbiamo ammazzata! Ragazzi, comunque veramente. Auguri! Senza parole! Oggi abbiamo visto i cervi per la gioia dei bimbi, perché penso che non l'abbiamo mai visto un cervo, veramente manco noi l'abbiamo mai visto, un cervo libero in natura. Abbiamo visto i mucchi. I mucchi di che cosa? È una nuova razza, no, è una nuova razza. Una nuova razza. È una zona diversa dalle zone che finora abbiamo battuto con i raduni, questa. Perché ci stanno dei bei pianori verdeggianti. Antonio, quando stavamo io, Umberto avanti, io e tu. Abbiamo visto una bella coppia di rapaci, di falchi. Ah, sì, abbiamo di visto. Che stavano là in appostazione. Bravo, stavano in appostazione sul prato per vedere
la situazione è bravo. La signorina, la signora la sento con una risata bella più rilassata adesso. Sì. Un po' di vino rilassa la bocca di tutti. Diciamo che non è il coltello più idoneo per tagliare una torta, però sto stando attento a non rovinare il logo, perché sto riprendendo. Il pasticciere ha fatto un'opera d'arte. Il coltello per i cinghiali non è la torta. Infatti. Il coltello di Lambo. Diciamo che questo coltello. Di Lambo. Tu devi dare vabbè. Spazione a chi passa. È arrivato il primo, perché stai aspettando per sapere anche il sapore della torta. E certo. E mo te lo facciamo sapere, aspetta. Allora, togliamo la idragicalza e qua la giarrettiera. Pensi sempre a che lo Peppino, Peppino, mannaggia. Stamattina. Pure quattro minuti. Ma com'è che ha fatto tanto? Stamattina tenevamo. Forse è meglio qua, no? Un furgone che andava a Battipaglia a fare la gara di moto del Pit Bike. Pure metterlo. Eh sì, sono più piccoli. Flavio che portava in escursione 10 napoletani. Prego. Meno male, che sono sbagliato. 10 napoletani. Io ho bevuto. Ma non è sul. Va bene, sul Monte Pizzone. Lo osservavo. Poi avevamo. Portaci il nuovo cacchino là sul vino. Quando vuoi. Avevamo un'esposizione per. Cioè, abbiamo. Un'esposizione per il corso di Aixam e Malaguti. Con la hostess Equirino. Chi è Equirino? Che si è fatto per aspettare stamattina per andare dalla hostess. Forse no, se no, fatto tanto chi è? La gente deve pur venire in orario, Antonio. Non possiamo mica attendere tutti. La mattina alzato un pochino. Voglio dire, mo ci riposiamo. Un via. Io non ho già avuto. No. Sempre così. È buona? Potevo fare freddo. Stai tenendo caldo. Io penso che puoi interrompere questo video, sennò no? Il megabyte. Io la torta ho scritto modo che è in coppa, non me la mangio. Fammi la fianco là. Stavo dicendo? Ha scritto i pirati. Figlia, ha scritto i pirati. Figlia, ha scritto i pirati. Mi ha visto qua. Ma non sai. Non lo sai. Va bene, allora ci piace. Guarda che fa, ma tu guarda che fa. Chi lo vuole? Non lo metto un po' fuori. Così ti ripiace. Stavo dicendo che la qualità della torta, dalla panna, dal. Sembra la stessa cosa. Sarà la deformazione inconscia. La deformazione inconscia. Ragazzi, la saluto. Fatti il tappo che mi ricordo. Ma che una festa. Cioè, il bicchiere è sulla bicchiere. Marca, il cameraman è attento. Come ha detto Vaglione Esa, il Coppo Paese, là? Dove? Ma ne ha telefonato, come ha detto? Ma voi come siete attrezzati? Mandaci la fotografia. Hanno chiamato gli Anoraduno, hanno snobbato. Ariano. Come Angelo, scusa, non ho capito. Serio, non. Non siamo all'altezza di andare alla Ariano. Zone alte, no. Ma quanti metri stiamo qua? Scusa Angelo. Quanti metri stiamo qua? 700-800 metri. Ragazzi, prendete 400 metri di farina qua. Sono stato a fare. Se bisogna lasciare. Ma scusa la vita. 700 metri sicuro. Così mangiare il tavolo e giorno. Mi riesco a fare. Ya, non brindisi, ma no. Allora. Non brindisi. Ya. Guarda, brindisi. A Golden Nuts che è bello italiano lo spi Peppi stai scendendo la torta nocciolina d'oro altri 100 di questi veramente saluti a tutti a noi
ci piacciono. C'è andato uno, c'è andato, non ci capisco. No, cioè, voleva dire che oggi sta divertendo Peppino, quindi altre 100 giornate divertenti come queste. Non e sono poco 100 giornate. 100 giornate sono poco. Maggiore, maggiore, dove sta Giore? Dimmi, ah, mi la bella, ma ho annoiato, l'ho passato. Ecco. Non è per disprezzare. No, ho la tuna quello da luglio. Bellissimo, questa volta ma qua dovevamo percorso obbligato, troppo lento, non si camminava, troppe persone, ma no, non avevamo manco fatte troppe persone, non si camminava. Giorgio Umberto andava avanti e noi spediti tranquilli tutti quanti, ma noi non abbiamo evitato, i punti tecnici per non rallentare la carovana, perché c'erano molti che i due rotomotrici inesperti, tu hai fatto divertire pure gli altri, non ne pensa solo a te, cioè sì, è giusto, capito, no? Allora, se siamo tutti uguali, andiamo, rompiamoci il corno, insomma. Ma se c'è sta qualcuno che non è abituato al fuoristrada, dobbiamo farlo divertire. Hai voglia che ci sta, non sacco. Come spieghi che non camminiamo? Non tenendo nessuna difficoltà, comunque non camminiamo. Come spieghi, scusa? Indo dritto. Oddio, cioè, lui era capace. Aspettavo ogni 3 metri. Lui. La prevista. Io l'avevo per miracolo perché è grosso. Perché pietà si aiuta così. E ci sarà proprio mezzo. Ma quando? Quando tu fai sul giro per coppa allora. Si è arrampicato a me niente, a manetta. Scusate, niente a me. Si è arrampicato così a manetta, arriva da fino, mezzo che fa. In da scarpa. Che le cose se fa la coppa ha mantenuto. Marco, ma si è lui, ma l'ha ammazzato. Mettiamo che materiale. È finito. Come io? Una cosa legge, benzina, l'avvocato, non potevano esagerare fuori strada. Cioè lui c'è una mezza, ha visto pulito, dice ci vado. Tu lì sto faticando, no? Cioè io non ci sono andato, lui ci è andato perché era inesperto. Ma è arrivato là, ma ci pigliavi i lisci. Là rischiate, si fa male, sai quando è capriolo? La benzina si fa... Scolina su, perché stava dietro Umberto. Umberto in difficoltà, sul tavolo sotto può mandare un mezzo. Ma noi in realtà non abbiamo fatto niente di complicato, solo quello. Però non si camminava, non lo so perché non si camminava. Forse secondo me è un messaggio. Ma noi quando abbiamo fatto la domanda era fatto là.